passione di calcio, il più cordiale buon pomeriggio dal Nino Lombardo Angotta, che quest'oggi ufficialmente apre le porte anche al pubblico. Dunque il Marsala Football Club affronterà quest'oggi, nel quadro dell'undicesima giornata del campionato di promozione, l'Empedoclina a porte aperte. Agli ordini del signor Alagna inizia Marsala Empedoclina, con gli azzurri che attaccano da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Gara iniziata con qualche minuto di ritardo. Altra ripartenza per il Marsala, la difesa dell'Empedoclina si va a schierare. Il tiro con il pallone che non termina lontano dalla porta difesa da Pullara. Pallone al centro, il colpo di testa, la deviazione, la rete, il gol. Il Marsala passa in vantaggio con Rallo. 1-0 per gli azzurri con questa bordata che si spegne alle spalle di Pullara. Pallone sull'out di sinistra. Lanciato in aria, il tiro e il gol, il 2-0 per il Marsala. Indecisione difensiva da parte dell'Empedoclina ed il 2-0. Pallone scodellato al centro, Barbera non rischia la presa e provvede anche lui a lanciarlo. Vetrano, pallone per Rustico, il tiro e la rete, non si alza la bandierina e il Marsala mette a segno la terza marcatura. Si lamenta l'allenatore dell'Empedoclina, sospetta la posizione di Rustico. È iniziato il secondo tempo tra il Marsala e l'Empedoclina. Ricordiamo il punteggio di 3-0 in favore degli azzurri, che adesso regalano il corner agli avversari. Il fischio del direttore di gara e il pallone scodellato al centro con il colpo di testa di Zambuto, che non c'entra però lo specchio della porta. Pallone che sfiora all'interno dell'area di rigore con Rustico, la possibilità della quarta marcatura che arriva ancora con Vetrano, facilissimo per il bomber azzurro depositare il pallone in rete per un sonoro 4-0, il pubblico in piedi che lo applaude. E l'Empedoclina ci manda in porta, Vetrano incespica sul pallone. Poi arriva Oscar, il tiro sul fondo. Il fischio del direttore di gara, pallone per Genesio, il suo cross che colpisce la traversa. E arriva anche il triplice fischio da parte del direttore di gara, che spedisce entrambe le formazioni sotto la doccia. Sul risultato di Football Club Marsala 4, Empedoclina 0. Finalmente si ritorna al Nino Lombardo Angotta con il pubblico e la gente può applaudire la squadra azzurra che batte l'Empedoclina per 4-0.